Rieccoci ragazzi, bentornati a tutti sul canale di Nico in Game. Ci manca solo un guardiano celeste da evocare. Qua c'è sempre Coso ad aspettarci. Ci ha sfidato, un po' di tempo fa ci ha sfidato. Quindi presumo che a breve lo affronteremo. Qui c'è sempre il pescatore. Stava aspettando la sua famiglia? Non ricordo bene. Comunque, ora possiamo accedere a questa zona. Sì, che mare in tempesta. A quanto pare c'è anche un alberello. È tutto bloccato, è tutto fermo. Dunque, per quanto riguarda gli amuleti... Lama del vuoto lancia un'onda energetica in direzione dell'attacco. E vabbè, dai, lasciamo così, ragazzi, non perdiamo tempo. Anche perché gli amuleti che abbiamo ci vanno bene. Guardate che figo, però, dai. È molto, molto figo. Spettacolare questa parte. Che cazzo è? C'è qualcuno qua sotto. Aia. Schivi? Ho come l'impressione che qui ci perderemo tantissimo. Le piovre. Occhio. Ma bellissimi questi nemici. Ma esplodono? Non so se per di qua è possibile. Forse. Facendo così sì. Aia. Molto bella questa parte. Mi piace un sacco. Non abbiamo più frecce. Abbiamo visto tutto. Ah, ecco. Dai, lasciamo stare. Andiamo avanti. Siamo solo
All'inizio sì, credo proprio di sì, considerando tutto il tragitto che dobbiamo compiere. Quindi c'è da lavorarci su, eh. Però c'è un alberello, quindi possiamo stare abbastanza tranquilli. Un wak wak su una nave? I pirati tagliano qualsiasi albero per riparare le loro navi. E non si curano di quali sono e quali no. Se tagli un wak wak, quello ricresce, lo sapevi? Lo so adesso. Mi sono nascosto sotto coperta per non combattere, ed eccomi qui. Adesso sei anche questo, immagino. Beh, sì. Cioè, c'è anche un teletrasporto. Oh. Molto bene. Là si prosegue. Là sopra si prosegue. Che cacchio. Ai. Se facciamo così, no. Merda, merda, merda. Ok. Però Forse ragazzi, che cacchio è successo? Qua no, niente, stiamo crepando malissimo. Ah, ma aspettate. Qua sì. Ok, là c'è un cristallo, ma possiamo pure lasciarlo. Qua sotto c'è un vaso. Come arriviamo al vaso? Bella domanda. Allora, cerchiamo di capire. È da... Merda! È da sopra. Cioè da... Da qua. Ok. Merda, no. Però cazzo. Sì, dovrei fare lo stesso qui, ragazzi, così. Ok. Ah, c'era solo un vaso qua? Bene. Ora. Ah, ma vedete che posso salirci, però. Ok. Così, bene. Ma non c'è un'altra strada qua sopra? No. Quindi si prosegue da sotto. Dove eravamo prima. C'era solo per prendere il vaso. Riposiamo. Vediamo un attimo. In realtà non si può sfondare questo. Mi
sono perso una strada. Forse è qua? Credo di sì. Credo sì, qua. Ok. Oh! Ma no, no, così non è valido, Così non va bene. Eri da solo. Non chiamare i tuoi amichetti così all'improvviso. Pettine da principessa, un pettine tempestato di gemme con lo stemma del palazzo reale. Re Darius non ha avuto delle figlie, quindi a chi apparteneva resterà per sempre un mistero. Ah, ok. Ci siamo ricollegati qua, all'alberello. Bene, bene. Attenzione. Ah, merda. Che combo. Via, 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 via. Brutta stronza. Ti acchiappo. Guarda, non sai cosa ti faccio. Ok. Sotto che c'è un cristallino, bene. Schippiamolo e proseguiamo. Curati, Sargon. Attenzione a questi che sono cattivi, Quando ti acchiappano, ti ciucciano anche l'anima. Oh, un altro alberello? Ah, ok, bene. Meglio per noi. Ci siamo lasciati un passaggio qua sopra, ragazzi. Aspettate.
No, aspettate, proviamo a tornare indietro un attimo. Voglio capire se possiamo arrivarci là sopra. Che cazzo! Ah, ecco. Ok. Converrebbe... fare così. Merda. No, siete stronzi. Cioè, fammi ripartire da qua, no? Ma porca di quella puttana. Un attimo. Allora, un po' più in qua. Porca. Affanculo. Cuccio. Aia. Ma scusa, ma pure tu, perché ti imbuschi in questo modo? Sì, dammi la mappa. Lend me your eye of the wanderer. I'll add the... Dunque, si va ancora più in alto, ragazzi. Però indietro non ci siamo lasciati niente. Ok, qua è tutto dritto per dritto. Non vedo... No, ho sbagliato. Un mare congelato nel tempo. È davanti ai miei occhi, ma non riesco a crederci. Riesci a sentire una forza strana? No. Puoi sentire il momento esatto in cui si è fermato il tempo. Vabbè, facciamo così. Ah, merda. Dovremmo farcela, in teoria. Così? No. Così sì. Di quella... vabbè, dai. Non è possibile, ragazzi, che due palle. Ok, c'è una cazzo di moneta? Cioè, sto facendo questo bordello per una fottuta moneta? Io la lascio lì, eh. E poi dove cazzo... Ma scusate, dove vado dopo? No, non mi è chiaro il percorso.
Gesù, dovevo scendere di sotto. Invece mi sono lanciato come un coglione. No. No. Non lo prendiamo, non è possibile, non è possibile, non la prendiamo sta fottuta moneta del cazzo. Oh, Gesù, grazie. Fariba, anche te, vai un po' a fanculo. Cioè, si imbosca là anche lì. Che casino, ci ho messo... cioè, tre quarti d'ora... no, tre quarti d'ora no, ma un quarto d'ora sì, ragazzi. Ci ho messo un quarto d'ora per pigliare una fottuta moneta di merda che neanche utilizzeremo. Riposa, Sargon. Ok. Tornando a noi... occhio. Attenzione che queste hanno le fruste. E là. E zacchete. Abbiamo sbloccato il tempo. Cazzo, 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 cazzo. Più veloce di noi, eh? Insomma. Allora, facciamo così. Ok. C'è qualcosa qua? Ma non credo, a parte la morte, ma vabbè. E che Kaiser? Aspetta. Andiamo sopra. Aia, aia. Sono incazzosi questi, eh. Attenzione. Ah, c'è uno screen, ok.
Molto bene, occhio qua. Vai Sargon, va. Curati Sargon e via. La mira fa sempre cagare comunque. C'è roba qua sopra. Allora, là sotto sì, c'è qualcosa. Ma anche qua. Ok. Aspetta. Lettera di Red Darius al capitano Iris. Quarto giorno, 25° anno del regno di Red Darius. Allo stimato capitano Iris, in nome di Sua Maestà Red Darius, prego i vostri fedelissimi di imbarcarsi in una missione per difendere il Monte Kaf, il regno scosso dal tradimento ordito da uno dei membri del nostro stimato consiglio, Tomiris. Chiediamo il vostro onorevole aiuto per sventare le sue macchinazioni e salvaguardare la tranquillità del nostro nobile regno. La vostra missione consiste nell'allearvi alle nostre truppe e difendere i porti della cittadella del Monte Kaf. Il re, nella sua benevolenza, promette una lauta ricompensa in oro e terreni alle anime coraggiose che contribuiranno alla protezione del regno per garantirne la gloria eterna. Scendete in campo con la vostra flotta e fate entrambi i vostri nomi nella storia. Salpate, conquistate la vittoria e giurate fedeltà a Red Darius. Che la fortuna vi assista. Il ministro del mare per Red Darius. Ok. Ok. Allora. Non ce l'abbiamo fatta. Oh, un altro damasco azzurro? Bene. Ottimo. No. Aia, fanculo. Andiamo via. Allora, qui c'è un alberello, un teletrasporto. No, cos'è questo? Sì, teletrasporto, ok. Molto bene. Possiamo riposare. Mi aspetto una boss fight qui. Forse è ancora presto? Vediamo. Kid, you managed to get here. A fight between two immortals, and no one to see it. Let's get this over with. Ah!
I, Orond, the Storm Master, challenge Sargon, the Betrayer! Show me the true spirit of the Rashomon! Beh, si combatte, ragazzi, con Orond. Vediamo che sa fare. Tanto male. Allora, sono inschivabili questi attacchi. Imparabili, direi. Come on, betrayer! Challenge. Ti ho fatto male. Come on, give me everything you've got. Madonna. Che è successo? No, vabbè, altro? Altro, ragazzi? Ecco, dobbiamo usare il teletrasporto. Curati. Affanculo, potevi curarti in tempo, Sargon. Come on, betrayer! Bastardo. Ridi. Come on, give me everything you've got. No, via. No, Sargon, allontanati, Gesù santo. Che fa? Attenzione, ci ha preso. Ci togli una madonna. Che cazzo ho fatto? Niente. Che si è trasformato in Hulk. No!
moment of truth! Vabbè, niente. Ti puoi spostare di grazia, che mi sto curando? Proprio là ti dovevi mettere, stronzo. Cioè, per poco non lo secchiamo, ragazzi. No! No, cazzo! Ma dai, veramente. Questa è sfiga, eh. Che poi la coppia l'avevo messa io prima. Non riesco a spostarmi in tempo. Allora, quando fa questo attacco... no, niente. Non riusciamo a restare abbastanza in aria, ragazzi. È devastante, eh? Ok, così dovevamo fare, ma non è andata benissimo. Fight me, Rashomon! Ok, attenzione. Niente. Mi sono curato. Dovevo assolutamente curarmi. Fight me, Rashomon! Dai, che è nostro, dai, che è nostro. Caspian Sea. Cross the Hell Bridge of Shinrat, or that. Crushed Hercules. No one sang about it. You. You gave me the most glorious fight. Did you kill Hassan? What do you think? Don't fight the current. Learn to sail in high winds, kid. I'll miss you, brother. Bellissimo.
Veramente, veramente bello. Mi è piaciuto un sacco. Questa boss fight mi è piaciuta tantissimo, ragazzi. Assorbi. Scatena un potente attacco con vortici di vento che scaglia in aria nemici più leggeri per poi farli schiantare violentemente al suolo. Molto efficace contro gruppi numerosi di nemici. Poi la proveremo questa nuova abilità. Ci dovrebbe essere un passaggio anche qua sotto, o mi sbaglio? No, ok. Ok, aumentiamo di un attacco la nostra salute, perfetto. E ora possiamo evocare l'ultimo guardiano, guerriero, quel che è. Guardiano che... Raggiungi l'altare celeste nella cittadella alta. Non rimuovi. Ottimo. Ragazzi, questa boss fight è stata veramente bella. A parte che tutta la zona è stata molto molto intensa, molto figa. Visivamente una delle migliori, ragazzi, guardate. Visivamente è una delle zone più belle del gioco, vista fino a ora. Potremmo teletrasportarci, magari qua, alla stiva. Oppure, dato che questa zona l'abbiamo vista tutta, converrebbe andare direttamente qua, ragazzi. Dobbiamo salire. Ok, qua c'è l'albero. C'è anche il vecchio. Attenzione. La morte dei tuoi amici è un grosso peso sulle tue spalle, Sargo. Non ho voglia di parlare al Cara. Erano dei grandi guerrieri, si battevano per onore. Avevo altra scelta? Come te, sapevano che i grandi guerrieri si battono soprattutto per la verità. Vabbè. Io non volevo combatterli, ma purtroppo... non ci hanno lasciato altra scelta. Ma non volevo nemmeno ucciderli, quello è il fatto.